Un'azienda per posizionarsi bene nel mercato non deve fare assolutamente tre errori. Il primo è pensare che il pubblico decodifichi il messaggio esattamente come vuole lei, perché i creativi ci spacciano un po' l'idea che l'idea è creativa e quindi funziona. La seconda è non dar per scontata la memorizzazione. Un brand raggiunge la vetta, quindi la forma di memorizzazione massima nel pubblico, se utilizza delle tecniche significative, e evidentemente il neuromarketing, o quello che viene chiamato neurobranding, può aiutarci nella memorizzazione. Il terzo errore che un'azienda non deve fare per posizionarsi bene nel mondo della comunicazione è quello di dare per scontato che la tradizione, la storia siano significative solo per vendere, perché la storia e la tradizione un po' tutte le aziende ce l'hanno, quindi bisogna saperla raccontare ovviamente in modo emozionale, in modo evocativo, per convincere il pubblico che la tua tradizione ha ancora qualcosa da dire oggi, altrimenti sei solamente un vecchio brand. Gli archetipi in questo momento sono una forma di memorizzazione straordinaria, perché attingono a un immaginario collettivo che tutti dentro di noi abbiamo. Non dobbiamo confondere però gli archetipi con gli stereotipi. Gli stereotipi sono i luoghi comuni, le banalità, invece gli archetipi sono qualcosa di profondo che ognuno dentro di noi ha e sono utilizzati tantissimo in questo momento per raggiungere il pubblico, perché l'archetipo arriva dentro le persone senza passare tramite l'aspetto razionale e quindi si deposita lentamente, piano piano, dentro i sentimenti delle persone, anche se poi dopo, alla fine, l'acquisto avviene sempre in maniera razionale.